Lei sta per servire il primo pasto al primo ospite di questa nuova struttura. Che cosa gli dirà? Ma gli farò dei sorrisi, che sono le cose più belle anche per loro. I primi ospiti della nuova mensa della Caritas, a due passi dalla stazione Termini, sono Antonietta e Giuseppe. Antonietta non chiede un pasto tutti i giorni, Giuseppe sì. Tutti i giorni, abbonato, a tempo indeterminato. Fuggo da una guerra interna. Anch'io sono un profugo. In questa struttura il Papa ha aperto la Porta Santa della Carità e Giuseppe ha avuto la fortuna quel giorno di conoscere Francesco. Ci siamo stretti la mano ed è stato un bel regalo, il più bel regalo di Natale che io abbia mai avuto. Emana dagli occhi un senso di pace. Che cosa le ha detto? Io ho detto a lui che Dio l'ha mandata fra di noi e lui mi ha guardato fissandomi e sorridendomi. Lucia, come tanti altri operatori e volontari della Caritas, tende una mano agli ultimi. Quando ho iniziato questo percorso non pensavo che fosse così, io pensavo che ero io a dare qualcosa, invece mi sono accorta che danno loro a me. Ci sono storie particolari che l'hanno colpita in questi anni? Mi ha colpito molto una storia di un'ex comunitaria che era sola e che non aveva nessuno qui, né figli né cose, quindi ha trovato, c'è stata una certa empatia tra di noi, perché poi basta anche dire nel momento giusto le parole giuste e il cuore si allarga. Nella sala mensa ci sono due frasi scritte sui muri che attirano l'attenzione. Qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli lo avrete fatto a me. Perché chi viene qui a servire deve avere la coscienza che ha incontrato il Signore, amato Lui attraverso il volto del povero. Ho messo anche un'altra frase, Don Luigi di Liegro, ecco, in una città dove anche una sola persona, ecco, sta meglio, è una città migliore. Noi vorremmo che questa città di Roma sia veramente migliore.